Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi esploreremo la città di Levantopoli qui ad Unima. Affronteremo la palestra di Levantopoli in cui abbiamo i tre allenatori con le tre scimmie appunto diverse, tra cui c'è anche Spighetto. E ce ne andremo da Levantopoli, faremo una capatina al Cantiere dei Sogni e andremo poi per la nostra strada. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Levantopoli, di Pokémon Bianco e Nero, di Unima in generale e anche della palestra appunto con i tre capi palestra diversi, se vi è piaciuta come idea, se la trovate originale. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici appassionati di Pokémon. Detto ciò, quindi iniziamo. La squadra di Ash ve la faccio vedere. Per adesso abbiamo Tepigal 8, Oshawott al 7, Pikachu vabbè, al 68 e Pidav al 6. Gli altri due Pokémon che vedete lì non c'entrano. Bunnery lo sto tenendo per far risalire l'amicizia e farlo evolvere poi in Lopunny. E Staraptor lo sto tenendo solamente per volo. Appena Pidav potrà imparare volo, credo non lo possa ancora imparare. Ora, per evitare gaff, andiamo subito a vedere se può imparare volo immediatamente. Può farlo, perfetto. Allora, Staraptor ce lo leviamo subito dalle balle. Aircutter glielo toglierei. Beh, a questo punto togliamoli Gust, tanto avremo volo. Togliamoli Gust. Ecco fatto, insegniamoli subito volo. Così che possiamo anche andare a depositare il nostro Staraptor. Ecco fatto. Ci togliamo un altro compagno di squadra che ci ha accompagnato per tanti episodi. Ma d'altronde è arrivato anche il suo momento di essere depositato nel box. Insieme a tutti gli altri Pokémon di Ash che per adesso sono qui. In questo unico box, tutti i Pokémon che abbiamo preso iconici sono tutti qui dentro. Come vedete, Primeape, Mach, Kingler, Tauros, Mr. Mime, Lapras, Snorlax, Bulbasaur, Pidgeot, Charizard. Ovviamente è a un livello così alto Charizard perché lo uso per allenare i Pokémon che mi servono a far evolvere poi nel Game Index. Squirtle. Poi passiamo a quelli di Yoto. Infatti abbiamo Totoride, Cyndaquil, Bailiff, Heracross, il mitico Heracross, Donphan e Noctowl. Poi passiamo a quelli di Hoenn. Abbiamo infatti Sceptile, Corphish, Torkoal, Swallow e Glalie. E infine passiamo a quelli di Sinnoh. Infatti abbiamo Weasel, Gible, Gliscor, Torterra, Staraptor e Infernape. Ovviamente in tutte queste squadre va aggiunto Pikachu, che di volta in volta ci portiamo dietro. Qui abbiamo tutti i nostri living decks praticamente completi. E tocca iniziare a fare quello di Unima. Allora, iniziamo ad esplorare questa Levantopoli. Fennel and Amanita's House. Vediamo un po'. Sometimes the gym leaders have you fight all of them, if you're strong enough. Qualche volta ci dice che i capi palestra ti fanno combattere contro tutti e tre insieme, se sei abbastanza forte. I studied the effects of dreams with my Munna. Lei studia gli effetti dei sogni con il suo Munna. Un Pokémon che potremmo prendere nel Cantiere dei Sogni, per l'appunto. I made the storage system that works here. Every time you change your party, you have me to thank. Appunto quella che ha creato il box in questa regione. Amanita o Fennel? Qual è delle due? Anzi, qual è delle due? Qui abbiamo il Cantiere dei Sogni. Aspettiamo ad andarci un attimo. Andiamo da questa parte, salve. Non dirlo a nessuno. È difficile da trovare di questi giorni. Anzi, è difficile trovarne queste. Go away and you can have one. Vattene e te ne darò una. Una Dusk Ball. È una Scuro Ball, no? No, aspetta, Dusk Ball è un'altra cosa. Aspettate. Dusk Ball? Sì, è la Scuro Ball. No, 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 è la Scuro Ball, ok. Boh, difficile da trovare una Scuro Ball. Mi sembra un po' eccessivo, sinceramente. Salve, Pignamosche. Hold out your hands. Ok, tieni giù le mani, mi ha detto, credo. E mi ha regalato una Mega Ball. Ok. Are you feeling well? Are you adjusting? Are you... Questo è veramente una vecchietta che non sta perdendo un po' di colpi. All I have is a Petalil, a Grass Type. Which leader should I battle? E cosa ne so io? Se è una... Non so chi di loro abbia la scimmia di tipo acqua, sinceramente. Boh, chilli. What? Do you want me to lose? Fire types are powerful against grass types. Aspetta, ma c'entra magari con... I'm afraid that.
Silan Cili perché è piccante, quindi è fuoco. E Cress, cosa sarebbe? Grasso, lui Spitzwater. Vabbè, questo ci dà una mano per appunto sapere quale manda. Chi manda chi, insomma. Chi manda chi. A questo punto andiamo nel cantiere dei sogni. Abbiamo esplorato un po' questa cittadina. E qui possiamo magari sfidare qualche allenatore. Questo posto era molto diverso prima. Non pensare che le cose rimarranno sempre come sono. Quanta negatività. Però è vero. Have you ever had trouble fighting because your Pokémon was unevolved? Try this out if you do. Ah, ok, ci dà le violette, grazie. Che funziona appunto sui Pokémon che si devono ancora evolvere. E sarebbe utile da dare effettivamente ad alcuni dei Pokémon di Ash. Qui troviamo Munna, altro Pokémon che dovremmo catturare. Andiamo a prenderlo immediatamente. Vediamo se funziona la Velox Ball. Preso. Ah, che belle queste Velox Ball. Hanno diminuito, anzi, di tantissimo il tempo richiesto per questo ciao, buonanotte, Sleeping Dex. Living Dex. Odor's Road, questo ti permette anche di colpire i Pokémon tipo spettro, ma non ci interessa. Non ci interessa colpire i Pokémon tipo spettro con le mosse di tipo normale con Tepig. Forse con quelle di tipo lotta, sì, però. Allora, mandiamo avanti P-Dub, che deve fare un po' di livellini. Better not go in there, che qua è un po' buggato, come vedete. E mi sa che qui, tra l'altro, si trovano solo Munna e Musharna, volendo. Quindi abbiamo già trovato quello che dovevamo trovare. Facciamo un altro paio di tentativi per vedere se esce subito Musharna, altrimenti catturiamo un altro Munna e via. Tra l'altro, vedete, è un Pokémon davvero strano Munna. Se è il tapiro dei sogni, effettivamente ricorda un tapiro. Però con questo fiore disegnato sopra, un po' strano. Come quello che vi dicevo appunto nello scorso episodio, no? Che i Pokémon di quinta gen sono un po' strani. Però non saprei definire bene il perché. È da questa gen che iniziano ad essere un po' strani i Pokémon. Poi, nelle generazioni successive, diventano pure peggio per quanto mi riguarda, eh. Cioè, niente di disastroso qui. Però se l'unico paragone che hai è appunto con le generazioni precedenti, perché è il momento in cui erano usciti i Pokémon bianco e nero, ovviamente rimani un attimo spiazzato, no? Ok, abbiamo preso Munna. A questo punto, prima di andare in palestra, abbiamo anche qualche altro Pokémon da catturare in realtà. Qui nell'acqua, se non andiamo a pescare, possiamo prendere qualcosa di interessante. Prima di tutto con l'amo vecchio. Vediamo un po', eh. Salta su. Prima di tutto qui abbiamo un Basculin. Di Basculin ne sto trovando a centinaia nel mio let's play di Pokémon Scarlatto. Davvero hanno messo Basculin ovunque. Cioè se c'è uno specchio d'acqua stai pur sicuro che ci sono Basculin, Psyduck e Magikarp. Cioè questi tre ci sono sempre. Ok, niente da fare con la Velox Ball. Allora andiamo ad indebolirlo un po', andiamo di volo. Tanto non penso che lo shotti, sinceramente. Pidava appunto non può avere la difesa abbassata per la sua abilità. Ed ora andiamo di una Pokéball, dai, penso che possa bastare una Pokéball. Basculin, vita rossa, livello 6. E invece no, invece assolutamente no. Vabbè, andiamo con una Mega Ball allora. Vediamo un po'. Niente, nemmeno una Mega Ball. Nemmeno una Mega Ball riesce a contenere la furia di questo Pokémon incredibile. Oh, nemmeno una Ultra Ball. Ma cos'è questo Pokémon, scusatemi? Cioè, ok che è uno stadio unico, per questo credo che sia un po' difficile da prendere. Però, guarda, ti do una Premier Ball. Ti concedo il lusso di avere una Premier Ball. Magari questo gli piace, no? No, niente. Pensavo gli piacesse, invece ha one-shottato. Oddio, one-shottato, no. Ha ucciso il mio povero Pidav. Mandiamogli contro Oshawott che può tankare bene i suoi colpi. E andiamo ancora di Premier Ball. Difficilissimo catturare questo Basculin, attenzione. Il primo boss di Unima, è proprio lui. Basculin a livello 6. A vita rossa, tra l'altro. Andiamo di Ultra Ball. È una cattura critica? No, eh? Oh, preso. Buono. Ci sono volute meno Pokéball per catturare Darkrai e Cresselia messi insieme. Non dico solo questo.
Oshawott a livello 9. Perfetto, poi andiamo a curarci velocemente i Pokémon perché voglio P-Dub bello sveglio. Deve prendersi un po' di punti esperienza anche lui. E andiamo a pescare invece con l'amo buono. Perché con l'amo buono può uscire qualcosa di diverso. Allora, di qua così, tac, amo buono. Vediamo un po' chi viene su. Allomomola. Pokémon orrendo per quanto mi riguarda, uno dei Pokémon più brutti che esistano. Andiamo a prenderlo con una Velox Ball e non caghiamolo più di striscio questo Pokémon. Bruxish mi sembra che... Bruxish è di questa generazione? Ma dai, ma non potevi star dentro, Allomomola di merda, di merda. Non so più parlare. Andiamo di volo. E colpiamo questo Romomola che ha tantissima difesa. Helping Hand, va bene. Andiamo ancora di volo. Continuo a usare Helping Hand. Ancora volo. Acqua Ring. No, no, inizia a curarsi. No, la merda che inizia a curarsi. Sarà tipo impossibile catturare sto coso. Adesso uso una Master Ball. Scherzo. Andiamo di Ultra Ball. Se Bruxish è di questa generazione, comunque quello è un altro perché per quanto mi riguarda è un Pokémon di merda, ma tanto di merda Bruxish. Proprio inutile anche, cioè chi avrà mai usato un Bruxish nella sua vita? Ok, Pidava a livello 9. Allomomola, catturato. E con l'amo buono potremmo pescare anche qualcun altro. Vediamo se salta su. Facciamo altri due tentativi, poi se non viene fa niente. Ok, di nuovo Allomomola. Io però Allomomola no, non provo a ucciderlo perché ha Acquanello. Direi una battaglia che diventerebbe troppo lunga. Fosse stato magari un altro Pokémon, sì, per prendere un po' di esperienza, l'avrei ucciso molto volentieri. Altro Allomomola, facciamo l'ultimo tentativo. Se viene su ancora Allomomola, lascia stare. Però perché so che c'è un altro Pokémon che può essere tirato su con l'amo buono. Vediamo un po'. Vediamo un po' se è lui o non è lui. È lui! Eccolo qui, Swanna. E voi vi chiederete, ma perché non Ducklet, che è la sua pre-evoluzione? Perché i creatori di questo ROM hanno deciso così. Hanno deciso che viene prima Swanna di Ducklet. E noi non riusciamo più a catturare niente con le Velox Ball. Assurda sta cosa. Andiamo di volo. Water Gun l'abbiamo evitato a dovere. E poi direi di andare di attacco rapido. Per portarlo a vita rossa. Defog, attenzione. Andiamo di Ultra Ball. Vai. Vediamo se riusciamo a prendere questo Swanna. No, dai, ci stavo credendo così tanto. Anche perché se riusciamo a prendere Swanna, qui Pidove si fa una bella scorpacciata di punti esperienza. Ed è quello a cui servono di più in questo momento. Niente. Addio Pidove, è stato bello conoscerti. Anzi, no, è stato pessimo conoscerti. Per adesso devi trovare il modo di allenarti a P-Dub perché sei proprio scarso. Ora mandiamo Oshawott e andiamo ancora di Ultra Ball. Vediamo se sarà Oshawott a prendersi punti esperienza. A quanto pare no. A quanto pare no perché a questo Swan di entrare nella Ultra Ball non gliene frega proprio un gaso. Oh, grande. Perfetto. Guarda qua questi punti esperienza succosi. Ne avesse presi Water Sport? No, grazie no. Sarebbe fangata forse? No. È Doccia Scudo, credo, Water Sport. Acqua Spruzzo. Boh, una cosa di questo tipo. Acqua Spruzzo non sembra se esista. L'ho inventato io in questo momento. Comunque ci siamo presi quindi tutti i Pokémon tranne Musharna, che vabbè, l'evoluzione di Munna. Ce ne faremo una ragione, la faremo evolvere poi. Magari catturando un Moon, appunto, lo faremo evolvere. Andiamo ad esplorare di qui per vedere cosa c'è. Salve. Questo posto è così rilassante. Vabbè, se non ti metti a pescare e catturare, sì. We need to spend more time outside. It's healthy. Dobbiamo spendere più tempo all'esterno. È salutare. E questo invece vuole tornare dentro. Immagino a giocare ai videogames. Allora, qui si può prendere qualcosa? Boh, non sembrano esserci strumenti invisibili qui. In qua però c'è questo vecchietto, salve.
Questo è il posto dove vado per pulire la mente, sarebbe sì, per rilassare la mia mente. Va bene. Qui troviamo una Mega Ball. E a questo punto, ragazzi, mi sa che è giunto il dovere di andare a sfidare la palestra. Allora, mi sembra che loro inizino con il tipo acqua. Il tipo fuoco, scusatemi. Quindi andiamo con Oshawott davanti. Tiriamo un saveino tattico. Che bello vedere lì Pokédex 503-509. Eccolo qua, ed è un ristorante. Questi sono tanti Guido. Cress usa Pokémon di tipo acqua. Sì, va bene. Noi sappiamo a cosa sono deboli i Pokémon di tipo acqua. Il cibo è fantastico. Sometimes we get to watch a gym battle too. Qualche volta riusciamo anche a vedere una battaglia in palestra. Tra l'altro, ora che vedo questo posto, in Scarlatto hanno praticamente stracopiato l'idea, non da questo gioco, ma da loro stessi. Cioè, in Scarlatto c'è una palestra, in Pokémon Scarlatto e Violetto c'è una palestra che è un ristorante. E la cosa strana è che ad un certo punto, quando appunto si vuole sfidare qualcuno, i tavoli scompaiono magicamente e compare il campo per la lotta. Don't tell me to slow down, non dirmi di rallentare, stavo mangiando come un porco questo qua, molto probabilmente. Ed eccoci. Silan, welcome to the Striaton Gym. Benvenuto nella città di Levantopoli. Your aroma is marvelous, il tuo profumo è fantastico, credo. You seem like a strong challenger. Sembri davvero uno sfidante forte. Perché non ci combatti tutti e tre? Sono sicuro che ti divertirai. Wow, che idea eccellente! Perché non inizi con Chili? From for the. Per l'antipasto, appetizer immagino sia. Cress per appunto il primo piatto. E. O per la portata principale, anzi. E me come dessert. Ok. Sono io il tuo primo sfidante. Iniziamo a scaldarci. Andiamo con Oshawott. Ah, è uno contro uno tra l'altro. Ok. Uno contro uno potrebbe essere interessante. Anche perché sono a livello 12. Ok. Livello 12, andiamo di Razor Shell. Allora hanno Flamethrower. Alla faccia. Sì, però Oshawott non puoi fallire sempre. Cioè, che è? Oh, grazie. E poi va di Acqua Getto. Ole, bravo. Oshawott ha superato la sua sfida. E sale anche di livello. Cosa? Did my temper get out of hand again? Ok. Andiamo a sfidare poi Spighetto. Ah, ok, dobbiamo prima sfidare lui. Lui è Maisello, se non ricordo male. Per gli amici, Masiello, il mitico calciatore di Atalanta e Genoa, mi sembra sia andato poi. My turn now, è il mio turno. Don't be sorry that you jumped into the deep end. Ok, lui userà Pokémon tipo acqua. Sarei curioso di andare con Pidav, ma andrò con Pikachu. Perché Pidav non penso possa vincere, sinceramente. Di livelli, 3 livelli indietro e a livelli bassi 3 livelli con Tantanto. E non ho altri Pokémon da mandare. Quindi andiamo di Pikachu, andiamo di Thunder Punch, come giusto che sia. E addio Pampur. Qual è tra queste tre scimmie la vostra preferita? Io non ho dubbi, è quella di Erba. Mi piace un casino. La sua evoluzione finale è quella che mi piace di più tra tutte e tre. E qui andiamo con Tepig. Cioè, Simisage è davvero bello. Passage. Allora, andiamo di Flamethrower. Oh, semitraglia, ok. Ah, quanto fa male. Azza. Fortunato, eh? Mi ha colpito 4 volte. E noi però abbiamo fatto brutto colpo e bruciatura. Ok, alzo le mani, siamo stati più fortunati noi. Alzo le mani fino al cielo. Do l'energia a Goku, guarda, per quanto siamo stati fortunati. Ci prendiamo un botto di livelli pure. Oh, meraviglioso. Grazie, Spighetto. Bene, fratelli, sembra che Glacial ci abbia sconfitti tutti. Ti sei guadagnato la medaglia trio. Eccoci qua. E anche questa MT. Abbiamo, queste ce ne danno 3 di MT. Water Pulse, che appunto è Hydro Pulsar. Fire Blast, che è fuoco bomba. E Bullet Seed, semitraglia. Perfetto. Your way of battle has inspired me. Il tuo modo di combattere mi ha ispirato.
Inizierò a viaggiare in lungo e largo. And savor the land and savor as many of the savory delights as I can. Ok, non so cosa voglia dire savor in inglese, quindi sarà un po' difficile per me tradurre quella frase, ma il sunto è che inizierà a viaggiare anche lui in giro per il mondo, e essendo lui un cuoco, comunque farà il cuoco. Cucinerà un bel po' di cosette interessanti. Allora, prima di lasciare questa città, mettiamo un attimo a posto questi Pokémon che abbiamo catturato. 517, quindi sei qui. Poi, tu sei il 550, attenzione. Il 550 dovrebbe essere qui. Poi, no, tu sei già a posto. Alomomola, Alomora, Pokémon Harry Potter. Allora, sei il numero 594. Ti voglio proprio mandare in fondo, eh? Ok. Ed infine Swanna. Swanna, Pokémon 581. Quindi sei 76, 82, 81 qui. Ok, piano piano, come vedete, si riesce a fare tutto. Mettiamo per adesso un altro Munna qui, e nel caso in cui non riuscissimo a catturare un Musharna, faremo evolvere lui. Ora passiamo, siamo pronti per lasciare la città di Levantopoli e andare verso la prossima città. Percorso 3. Bella questa musica. Mettiamo davanti Pidab, che deve allenarsi. Allora, sfida in doppio. Oh, un allenatore, andiamo, Kumi! Kumi e Emi. Vanno in campo due Purloan. Allora, andiamo di volo. Ah no, Aircutter dovrebbe prendere entrambi, quindi Aircutter va bene. E poi direi Razor Shell su uno dei due, è uguale. No, mi diminuiscono la precisione. Già Oshawott è qui che missa un colpo su due. Niente, oh, non riescono a colpire nessuno. Facciamo full focus su uno e cerchiamo di buttarlo giù, altrimenti qua è un casino. Ok, quello morirà di volo, allora andiamo di Razor Shell sull'altro. Niente, fallisce, continua a fallire. Almeno uno però è andato giù. Pidav sale a livello 10. Andiamo poi allora di attacco rapido e Water Gun, vediamo se così almeno riesce a non fallire. Oh, buono. Attacco rapido. E Water Gun. Però basterebbe. Basterà solo attacco rapido. Oh, Pidava a livello 11. Oshawott a livello 13. Vorrebbe imparare Focus Energy, ma anche no. Oh no, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Allora, andiamo a dare una pozioncina al nostro bel Pidav. E proseguiamo. Allora, di qua si può andare, mi sa, avanti. Mentre qui sopra c'è, credo, la scuola degli allenatori, no? Tu però non mi sfidi. Preschool. Ok, questo è l'asilo, addirittura. La scuola è così noiosa, ci dice questa ragazza, Wendy, che va nel campo Pansier. Allora, andiamo di Fly, volo. Incinerate, alla faccia. Ma che danno mi ha fatto? Proviamo con un attacco rapido, vediamo se riusciamo a buttarlo giù. Buono. Buonissimo. Taunt. No, Taunt non ci interessa. Exciting. Vabbè, se lo dici tu. Andiamo a dare una pozioncina a Pidav. Prendiamo questo strumento qui. Una Quick Ball. Non fa mai male. E affrontiamo questo ragazzo che ci dice che ama imparare. Imparerà a perdere in questa battaglia, allora. Ok, andiamo di volo di nuovo. Bel danno che gli facciamo, eh. Olè, quick attack. Pidav finalmente si è rimesso un po' in carreggiata. Ora manca solo quello di tipo erba, quindi direi di tenere Tepig davanti. Così da fargli prendere dei punti esperienza abbastanza facili. Voi mi sfidate?
Ok, niente. Però tu sì, forse? Sì. Ok, la maestra invece ci sfida. Sfidiamo la maestra Daniela, che va nel campo di Irling. Oh, tipo è normale erba, quindi per te pica perfetto. Vai. Flame charge e arrostiscilo. Livello 12 per Tepig, come vedete sta aumentando di più l'attacco rispetto all'attacco speciale. Tepig è un Pokémon ovviamente fisico. No, non voglio imparare nulla sugli status. Allora, qui abbiamo fatto tutto, quindi si prosegue. Si può proseguire tranquillamente, qui abbiamo un'altra allenatrice, mi sa. Esattamente, con uno strumento, faceva la guardia allo strumento. Ok, Patrat a livello 9. Andiamo a tirargli una bella flame charge. Ah, pazienza, sta usando, ok. Meglio tirarlo giù subito allora, via. Crepa. Eccoci, aumentiamo pure la velocità, ottima. Contro Pidava andiamo di lanciafiamme, con due boost alla velocità dovremmo attaccare per primi, infatti. E si gode che viene bruciato. E si gode. Brucia. Ah, non muore? What? Davvero no? Davvero ha fatto così poco danno la bruciatura? In che senso? Si è buggata? Andiamo poi sempre di Tepig contro Lidipap e andiamo sempre di Flamethrower. Morso, va bene. E poi azione. Defense Curl, non ci interessa. Sono impressionata. Prendiamoci questa super pozione. Poi... diamo una pozione invece a Tepig e proseguiamo. Mettiamo davanti Pidav che deve farsi un livellino e via. Altro allenatore, Bianca. Let's battle, wait, let me find my Pokeball. Ti aiuti a cercare il tuo Pokeball, Bianca? Pignit, davvero? A livello 11? Come fai? Cheater. Hit Crush. Ma ci credo che mi abbia one-shottato, ma non vale. Non vale avere un Pignit a livello 11. Che è? Andiamo di Razor Shell. Ecco, ti sta bene. Poi Water Gun. Hit Crash è... marca tutto? Hit Crash esattamente cos'è in italiano? Intanto che me lo chiedete, io torno una... cioè, intanto che me lo scrivete nei commenti, io torno un secondo a curarmi Pokémon, perché Pidav è stato one-shottato in maniera brutale da un Pignit che non doveva essere un Pignit, perché era a livello 11. Quindi non poteva essere un Pignit quella cosa. Doveva essere un piccolo e adorabile Tepig. Ok, già curati, stiamo già tornando appunto nel percorso. E in questo percorso non abbiamo ancora trovato Pokémon selvatici, eh. Vediamo un po' che Pokémon selvatici ci possono essere qui. Nel frattempo scendiamo qui sotto e andiamo a sfidare questi due in doppio. Hal e Blitzle. Ah no, giustamente Hal e Marsha. Masha, Misha. Comandano in campo Blitzle è bellissimo, lo adoro come Pokémon. Allora... andrei di attacco rapido su Wubat e di Razor Shell sempre su Wubat. Cerchiamo di fare un po' di focus. Ok, non possono abbassare la mia difesa, però quella di Oshawott sì. Buono. Allora, con la difesa abbassata un attacco rapido dovrebbe bastare. Quindi tu poi vai di Water Gun su Blitzle. Infatti. Ah, però Blitz che danno, che si è preso che era un colpo critico. Va bene. Water Gun di nuovo. Ah, Shockwave. No, là è morto Oshawott. Peccato. Andiamo Tepig allora. E andiamo di attacco rapido. Vabbè, attacco rapido basterà. Ok. O no? Qui non c'è nulla. Cioè, essenzialmente non c'è davvero nulla qui. Abbiamo però un Dwebble. Nuovo Pokémon.
da catturare immediatamente. Dwebble che trovo molto carino, mentre la sua evoluzione la trovo estremamente brutta. Dwebble come Pokémon è davvero molto bello. La sua evoluzione è di una bruttezza rara. Ok, preso. Allora, qui cosa c'è? Vediamo un po'. Abbiamo altri allenatori da sfidare, quindi io torno ancora a curarmi Pokémon, perché ovviamente, d'altronde, andare avanti con uno dei tuoi tre Pokémon morti non è proprio il caso. E di mettersi a sprecare il revitalizzante in questo modo non mi va. Finché sono pozioni, va bene, mi posso curare quante voglio. Ma revitalizzanti magari... Ok, torniamo subito lì. D'altronde lo sapete, no? All'inizio di ogni nuova regione i combattimenti sono un po' più lenti del solito. Perché bisogna d'altronde allenare meglio i Pokémon. Qui abbiamo ancora Trip, che mi fa leggermente paura perché non so che livelli possa avere il suo Pokémon. Quindi andiamo ad allenarceli da questa parte. Prima di andare da Trip. Tally. Ok, comanda in campo Pansage. Ah, ecco chi c'aveva Pansage. Tu. Ti faccio un bel volo che dovrebbe one-shottarti. Perfetto. Be quiet, ci ha detto. Cioè, tu stai tranquilli. Qui abbiamo Snivy, attenzione. Abbiamo un bello Snivy. Ah, mettendo avanti Taping un secondo, andiamo a sfidare prima questa allenatrice. E a prendere lo strumento che tiene dietro di sé. Oh, Trubbish! Quanti meme su Trubbish, il Pokémon spazzatura. Cioè, vedete, tutte in quinta generazione sono state aggiunte queste cose. Prima non c'erano queste. Cioè, prima al massimo si va a dire, ah, il Pokémon Calamita, il Pokémon Pokéball, ok, sì, ma... Cioè, erano comunque all'interno di una serie di Pokémon che erano tutti semplici, dal design molto semplice. Quindi non è che andassero a stonare. Poi iniziano ad esserci il Pokémon Sacco della Spazzatura, il Pokémon quello Cryogonal che è una cosa abominevole. Cioè iniziano ad esserci questi Pokémon qui, è iniziato con la quinta generazione ragazzi. C'è poco da fare. Cioè i Pokémon dal design davvero brutto e strano, brutto o strano, perché non sempre le cose vanno insieme, sono iniziati dalla quinta. Poco da fare. Yamask, catturiamolo. Yamask che se non sbaglio si evolve in Cofagrigus, giusto? Molto carino invece Cofagrigus, sia come idea che come design. Qui ci sono un sacco di Pokémon nuovi tra l'altro, non capisco perché se Yamask si debba trovare qui. Qui c'è uno strumento, sì. Una Great Ball e andiamo a parlare al nostro Snivy. Che però scappa. Quindi possiamo entrare qui. Azz! Pokémon dentro la caverna. Wubat l'abbiamo già trovato. Fuga. Se ci sono solo Wubat qui, facciamo molto presto anche a mettere un repellente. Vediamo cosa esce. Altro Wubat. Se nei prossimi due encounter esce solo Wubat, metto un repellente. Vediamo un po'. Ultimo tentativo, caverna. Ultimo tentativo. Stiamo bene, sì. C'è qualcun altro qui dentro? A quanto pare. Effettivamente lui era qui dentro da solo, a casissimo. Andiamo di Flamethrower su Scraggy. Ancora Flamethrower. E poi azione. Poi Tro. Anche Tro, no? Ma che Pokémon è? Cioè, vabbè. Ma andiamo. Oshawott. È vero che Tro, tra l'altro, è solo lotta, se non ricordo. Non è lotta roccia. È solo lotta. Quindi, perché ho mandato Oshawott? Boh. Andiamo di Razor Shell. Ah, quello era un colpo critico. Allora andiamo di Pistolacqua. E in generale gli facciamo poco danno, eh. Davvero poco danno. Siamo ancora di Razor Shell. Niente, morto. Oshawott rippato totalmente.
Ma andiamo Pidava allora. Pidava con un attacco rapido dovrebbe riuscire a tirarlo giù. Infine Soak. Cioè io davvero non capisco. Tro e Soak sono due dei Pokémon più stupidi che io abbia mai visto. Cioè anche brutti a livello di design. Cioè non vogliono dire niente, Tro e Soak. Andiamo di attacco rapido. E ora forse si evolve. O si evolve al 18, vediamo. Impressive. Ok, si evolve al 18. Per la prima evoluzione dei Pokémon di Ash dovremo aspettare la prossima parte. Ok, dobbiamo andare quindi fuori da questa caverna. Non metto allora il repellente dato che usciamo praticamente subito. E qui dentro mi sa che ci sono solo Wubat. Eccoci qui. E a questo punto però, prima di andare a sfidare Trip qui sotto, il video finisce. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questa parte e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!